market continua a migliorare, introdotto da Graphisoft da circa un anno. Fino ad ora, dicevamo, l'aggiornamento aveva un ciclo annuale. Questo ciclo annuale faceva sì che, appunto, per i grossi cambiamenti del programma, gli utenti avessero dei fastidi relativi ovviamente all'installazione, all'apprendimento e con difficoltà da parte di Graphisoft di ricevere un feedback in tempo reale degli utenti sulle novità introdotte. Proprio per questo si è decisa una nuova strategia, quindi di avere una strategia molto più simile a quello che succede con le app che abbiamo sul nostro cellulare, sul nostro smartphone. Sostanzialmente ci sono tre rilasci durante l'anno che non sono più dei semplici hotfix come in passato, cioè in passato appunto c'erano circa 3-4 hotfix durante l'anno che andavano a correggere i bug che eventualmente saltavano fuori durante l'utilizzo del programma. In realtà in questo caso non sono hotfix ma includono anche nuove funzionalità, quindi diciamo che l'aggiornamento viene spalmato, viene suddiviso in tre piccoli aggiornamenti durante l'anno. Questo dà ovviamente dei vantaggi perché diventa molto più semplice la transizione tra le varie versioni, quindi dei vantaggi per l'utente, ma dà anche dei vantaggi dal punto di vista di Graphisoft, perché in questo modo possiamo ricevere un feedback immediato da parte degli utenti che ci aiuta, diciamo, ad aggiustare il tiro per quel che riguarda le novità introdotte nel programma, perché in questo modo possiamo subito capire se l'utente è soddisfatto o non soddisfatto di una nuova funzionalità introdotta e quindi possiamo andare a ritagliare la funzionalità, a modificarla in tempo quasi reale, diciamo. Oltre a questo, non dobbiamo pensare solo al programma in se stesso, perché attorno ad Archicad c'è un ecosistema abbastanza, come dire, abbastanza sviluppato, quindi ci sono add-on che vengono introdotti, tipo Paramo per la creazione di oggetti parametrici senza l'uso del GDL, nuovi add-on per la collaborazione Solidity e Revit che aggiungono la funzionalità di poter leggere anche i documenti in formato Revit e le famiglie in formato Revit, quindi con l'accesso a infinite librerie sviluppate per questo software competitor. E a quel che riguarda l'aspetto di Archiclub o SSA, contratto di software e servizi, che include non solo gli aggiornamenti, ma la formazione. Sapete che abbiamo da poco attivato il nostro sito GS Learn per la formazione degli utenti e nuove iniziative per coinvolgere l'intera comunità di Archicad. Oltre a questo, solo per il mercato italiano, abbiamo dei servizi locali, diciamo, fatti appositamente per il mercato italiano, che riguardano la formazione, i webinar, come questo che state assistendo adesso, dei tutorial, librerie di oggetti parametrici dedicati al mercato italiano e così via, o eventi, eccetera, eccetera. Per quel che riguarda Archiclub, il contratto di aggiornamento è un nome provvisorio. Presto ci saranno delle novità da parte di Graphisoft, che vuole avere una strategia globale condivisa da tutti. Però vorremmo specificare comunque questa parte, quella relativa ad Archiclub, è una parte che è totalmente locale, fa parte di quello che viene definito local content, quindi è sviluppata direttamente da noi per il mercato italiano. Ci piacerebbe avere un maggiore coinvolgimento da parte vostra e cercate sempre di distinguere ciò che è locale da ciò che è globale. Per tutto ciò che è locale, quindi la libreria degli oggetti, i tutorial, i webinar, eccetera, eccetera, fate pure riferimento direttamente a me, quindi potete scrivermi direttamente via email. Abbiamo in corso tutta una serie di progetti e iniziative dedicate al mercato italiano. Come nel caso di Graphisoft Quarter, sarebbe utile e piacevole avere un vostro coinvolgimento sin dall'inizio, così da poter dare delle soluzioni effettivamente ritagliate su di voi. Al momento stiamo lavorando su un progetto dedicato all'HBIM, quindi all'aspetto del restauro e della ristrutturazione, al 110 e ad altre iniziative. Quindi in questo caso sarebbe molto interessante ricevere subito un feedback immediato da parte degli utenti. Inoltre potrebbe essere anche un'ottima occasione per avere una raccolta di desiderata, quindi la cosiddetta wish list da fornire Graphisoft su quelle che potrebbero essere le implementazioni che voi desiderate che vengano effettuate all'interno del software. Passiamo ora effettivamente alle novità relative ad Archicad 25. Questa è una versione, diciamo, molto particolare, non solamente per il numero, che identifica, come dire, un passo particolare, una pietra miliare nello sviluppo del programma, ma anche perché si è dato molto ascolto a quelle che sono state le richieste degli utenti e quindi diciamo quasi tutte le novità che sono state introdotte sono novità che derivano appunto dal fatto
che erano richieste che gli utenti avevano fatto durante negli anni. Come sempre, l'attenzione di Graphisoft nello sviluppo della nuova versione fa sì di avere un'attenzione particolare su questi quattro campi, quindi quel che riguarda la progettazione, quindi avere una libertà di progettazione per creare qualsiasi tipo di architettura, la possibilità di avere degli aspetti di visualizzazione, perché ovviamente la presentazione visiva del progetto è estremamente importante per noi, anche perché al progetto partecipa ad esempio il cliente che ovviamente non ha le nostre capacità di interpretare una pianta o sezione a prospetto e quindi avere delle capacità di visualizzazione ci aiuta a spiegare le nostre idee progettuali. L'ambito della documentazione, perché ovviamente alla fine comunque noi dobbiamo produrre una documentazione fatta da piante, sezioni, prospetti, tutto ciò che riguarda il progetto, diciamo dall'idea iniziale fino ad arrivare alla documentazione di cantiere. E l'aspetto importantissimo per Graphisoft è quello della collaborazione, perché effettivamente in questi progetti l'architettura inizia con la collaborazione, perché dobbiamo ovviamente collaborare con altri tecnici, quindi dall'ingegnere strutturale all'impiantista MEP e così via, ma comunque l'aspetto della collaborazione, cioè di essere in grado di condividere il proprio progetto, è sicuramente una cosa estremamente importante per Graphisoft ed estremamente importante per gli utenti. Vediamo l'aspetto del design della progettazione, quali novità ci introduce ArchiCAD 25 in questo senso. Abbiamo una migliorata navigazione tra 2D e 3D. Questa è una di quelle piccole novità, effettivamente piccole, che lì per lì potremmo dire boh, una cosa da poco, ma che in realtà sono fondamentali quando si lavora, perché ovviamente quando lavoro devo spesso spostarmi da 2D e 3D, ok? Quindi devo avere la possibilità di selezionare un elemento, per esempio andarlo a vedere direttamente nel 3D o dal 3D passare al 2D, vedere la selezione, nascondere la selezione e così via. In questo senso sono stati unificati i comandi per la navigazione tra le varie viste, quindi abbiamo un comando di selezione in pianta, di selezione in 3D e la possibilità di nascondere una selezione in 3D. Quali sono i vantaggi? C'è una migliore usabilità e coerenza e il flusso di lavoro di modellazione diventa molto più veloce. Vediamo in questo senso un esempio. Ecco, in questo caso abbiamo, come vedete, un progetto, una pianta, fra virgolette, piuttosto complessa. Vediamo come posso, per esempio, andare a selezionare questi due muri e dare selezione in 3D. Dando il comando selezione in 3D, vedete che passando in 3D, automaticamente i muri continuano a essere selezionati, così come posso andare a nasconderli. Attenzione che in questo caso non siamo intervenuti sui lucidi, ma abbiamo nascosto temporaneamente degli elementi. Cosa utilissima quando si lavora in un progetto complesso con molti elementi e quindi molto spesso diventa utile poterne, come dire, nascondere temporaneamente alcuni perché vanno a, come dire, ad ostacolarmi la vista degli elementi che voglio andare ad editare. Come dicevo, non fa riferimento all'impostazione dei lucidi, quindi poi con il comando mostra tutto, in realtà posso tornare ad avere la visualizzazione iniziale. Vediamo anche qui un ulteriore esempio, sempre lo stesso progetto con molti elementi, abbastanza complesso. Anche qui vedete che ho questo mobiletto con la manichetta antincendio. In questo caso andiamo a dire selezione impianta, vedete che direttamente passo alla pianta, o meglio alla visualizzazione dove è inserito questo elemento, e l'elemento viene automaticamente selezionato. Capite che questo, nel flusso di lavoro di modellazione, vi dà effettivamente tutta una serie di opportunità e di semplificazioni che effettivamente vanno a velocizzare e a semplificare il lavoro dell'operatore. Anche in questo caso, come dicevamo, ovviamente sempre in ArchiCAD tutto ciò che funziona in pianta funziona in 3D e funziona anche in sezione, quindi anche qui vedete vado a selezionare questa finestra e senza preoccuparmi di dove si trova, automaticamente il programma va a selezionarmela e va ad inquadrarmela in pianta sul piano relativo. Capite che effettivamente questo diventa un vantaggio di tempo e aumenta moltissimo la produttività dell'operatore, rendendo in qualche modo anche più divertente lavorare anche su progetti molto complessi. Altra caratteristica di ArchiCAD 25 è il potenziamento ulteriore delle aperture poligonali, quindi delle cosiddette forometrie. Fino ad ora le aperture poligonali erano, anzi, scusatemi, non avevamo aperture poligonali, ma potevamo creare solamente aperture di forma rettangolare quadrata o di forma circolare. Sono delle aperture che vengono utilizzate normalmente, diciamo dei fori creati normalmente negli elementi costruttivi per poter far passare gli impianti, ma
ma ovviamente possono essere qualsiasi tipo di furbo. Attenzione che probabilmente in un prossimo futuro Graphisoft andrà ad introdurre questa caratteristica direttamente nello strumento finestra e nello strumento porta, perché diventa molto più facile andare a definire il foro senza alcuna limitazione, senza avere un oggetto, e tenere, diciamo, staccato il foro architettonico vero e proprio da quello che è l'infisso, l'elemento oggetto. Con le aperture poligonali ho adesso un nuovo metodo geometrico, appunto l'apertura poligonale, e ho la possibilità di creare aperture utilizzando come sempre la bacchetta magica, quindi premo la barra spazio e viene riconosciuto diciamo, la perimetrale di un poligono, o posso andare a convertire geometrie rettangolari e circolari esistente in forme poligonali. Quali sono i vantaggi? Anche in questo caso è abbastanza chiaro, ho una ampliata libertà di progettazione e un flusso di lavoro di progettazione MEP molto molto più veloce. Vediamo che in questo caso alcuni esempi, quindi qui abbiamo un progetto relativamente complesso, vedete che abbiamo un'apertura di forma un po' particolare, possiamo prendere la rettangolare che avevamo inserito e possiamo andare ad editarla, oppure di nuovo utilizzando la classica barra spazio, vedete il programma automaticamente la riconosce e mi produce la mia apertura poligonale. Anche in questo caso andiamo ad esempio ad inserire un'apertura, vedete qui il muro è inclinato, ma come un po', diciamo, inusuale, e anche che in qualsiasi delle viste posso andare a modificare la mia apertura tramite la pack palette, o posso, come vediamo adesso, per esempio in questo caso ho due aperture che mi sono arrivate dall'ingegnere, diciamo sono dei provision for void, quindi sono delle richieste di foratura, e anche qui posso andare a fondere, a unire le due piccole aperture, e ad esempio creare anche un arrotondamento su uno degli spigoli. Come vedete, poi la rappresentazione rimane quella convenzionale, quella solita, diciamo, quindi un potenziamento notevole per quel che riguarda l'aspetto della forometria, che ripeto sarà sempre più sviluppato da Graphisoft, sia dal punto di vista del poter usare le forometrie non solo sugli elementi costruttivi disponibili fino ad ora, ma anche su altri, quindi per esempio sulle falde, sia sul fatto di utilizzarle sempre di più come strumento di modellazione, ripeto, probabilmente andando a sostituire il concetto di porta e finestra che attualmente abbiamo all'interno di Archicad. Altri miglioramenti sono stati fatti allo strumento Scala. Come sapete, lo strumento Scala è stato introdotto, se non ricordo male, dalla versione 22. È uno strumento molto potente, vi aiuta nella progettazione delle scale. E un aspetto importante è quello di avere sempre una, diciamo, conformità con le norme, con la normativa. In questo caso appunto è stato aggiunto quindi un nuovo metodo di calcolo della scala, nuove combinazioni di simmetria di gradino e ventaglio, adesso li vedremo, e un controllo maggiore sulla geometria nel piano e rotolo automatico. Vediamoli ad uno, anche in questo caso i vantaggi chiavi sono una maggiore flessibilità e controllo nella progettazione della scala e ovviamente una conformità con gli standard locali. Una richiesta arrivata da molti utenti può sembrare una banalità, perché come vedete in questo caso è abbastanza evidente che la differenza è di pochi millimetri, ma il metodo come veniva calcolata la linea di passo. Graphisoft calcolava la linea di passo, diciamo, con precisione millimetrica facendo riferimento all'arco, ma in realtà la normativa prevede di fare riferimento alla corda, quindi alla parte, come dire, del segmento rettilineo che va a unire i due gradini. Quindi abbiamo aggiunto questo nuovo metodo di calcolo lungo la corda, lo vedete qui, quindi quando posso calcolare la lunghezza posso decidere se utilizzare il metodo lungo l'arco o lungo la corda, e come vedete ho le due soluzioni qua esemplificate che ovviamente mi consentono di essere, come dire, aderente, conforme agli standard richiesti dall'amministrazione locale. Nuove combinazioni di simmetria per la creazione dei gradini a ventaglio, dei piedoca. Anche qui come funziona, andiamo a vedere le varie caratteristiche. Abbiamo una prima soluzione, questa che vediamo adesso, in cui, come dire, il gradino si trova esattamente come dire, sulla diagonale, sulla bisettrice, quindi sull'alzata. L'alzata si trova sulla bisettrice del punto di svolta. Okay. Oppure possiamo avere anche altre possibilità, vediamo un attimino, possiamo avere un andamento simmetrico, quindi diciamo ci troviamo con la pedata esattamente al centro, o un andamento asimmetrico, e quindi in quel caso siamo noi che definiamo effettivamente come devono,
disporsi i gradini a via d'oca e quindi i ventagli. Come vedete, qui vediamo le tre soluzioni, le tre impostazioni sopra disponibili nel programma e i tre risultati sotto che vi fanno vedere come possono variare le dimensioni. Quindi, diciamo, nel primo caso, nei primi due casi abbiamo sempre una soluzione, diciamo, simmetrica. Nel terzo caso possiamo ottenere anche una soluzione asimmetrica andando a personalizzare il punto di svolta come vogliamo e come desideriamo. Altra caratteristica è la generazione del pianerottolo, o meglio la generazione automatica del pianerottolo quando vado a disegnare una scala. In questo caso posso andare ad inserire il pianerottolo distribuito in parti uguali rispetto al punto dove clicco. Il punto dove clicco potrebbe essere l'inizio del pianerottolo, o il punto in cui clicco può essere la fine del pianerottolo. Anche in questo caso andiamo direttamente a vedere l'esempio perché sia più chiaro. Ora qui vado a disegnare, disegnando sempre la linea, come dire, la linea di riferimento della mia scala. Andiamo a scegliere prima l'opzione uguale, vedete, faccio un primo clic, inizia la scala, il secondo clic diventa il centro del pianerottolo, perché uguale significa che viene distribuito da una parte all'altra. Inizio del pianerottolo, vedete quando clicco quello diventa la parte estrema del pianerottolo e anche nell'ultimo caso, vedete, clicco, in questo caso il pianerottolo viene generato in un po' un altro modo. Quindi in questo caso ho perfetto controllo, pieno controllo sulla generazione di questi pianerottoli automatici. Prossimi miglioramenti alla libreria. La libreria è sempre stata in fondo uno dei punti forza di Archicad, perché la libreria è una libreria parametrica di oggetti parametrici completamente configurabili dall'utente. Da qualche versione Graphisoft ha avviato una procedura costante che prevede il continuo miglioramento della libreria e quindi creazione di nuovi oggetti e di nuove caratteristiche. In questa versione sono stati aggiunti dei mobili cucina modulari che vi consentono effettivamente e finalmente di avere la possibilità di progettare, di realizzare qualsiasi tipo di cucina, anche cucine, diciamo, moderne, non come era prima, che erano un po' classiche cucine, diciamo, anni 50-60. Ci sono stati sviluppi proprio che riguarda l'arredo e la decorazione dell'ambiente soggiorno, delle sedie e un arredo per esterni. Anche qui, quali sono i vantaggi? Ovviamente abbiamo un look più contemporaneo ai nostri interni e c'è comunque, ripeto, questo miglioramento continuo dei contenuti della libreria. Qui vediamo un esempio di quello che possiamo ottenere. Come vedete, ho questi mobiletti modulari che possono essere considerati, configurati come desidero. Vedete che il livello di parametricità è molto alto, quindi posso andare a personalizzare inserendo lavandino, manopole, tutto quello che desiderate. Posso utilizzare vari stili, quindi posso avere varianti di progetto. Fondamentalmente sono divisi in tre categorie, quindi blocco base, la colonna e il mobiletto pensile, e questi a loro volta sono divisi in sette ulteriori categorie che prevedono il modulo base, quello smussato, quella testata, L, AC, AS e così via. Quindi ci sono effettivamente moltissime possibilità a questo punto di vista. Il fatto della parametricità fa che voi possiate effettivamente configurarli come desiderate. Come sapete, queste impostazioni possono poi essere salvate nei preferiti, quindi facendo un doppio clic nel preferito posso avere una cucina con uno stile piuttosto che un altro e quindi avere immediatamente delle varianti di progettazione da poter presentare al mio cliente. Vedete come qui in questo esempio con pochi clic effettivamente riesco a realizzare questa cucina e di nuovo con pochi clic posso andarla a modificare per dargli un aspetto più contemporaneo o un aspetto più classico. Vedete che gli oggetti sono oggetti di alta qualità, quindi poi nella fase di fotorendering riesco a ottenere dei risultati effettivamente che sono molto buoni. Questo tipo di sviluppo verrà ovviamente continuato di versione a versione e quindi la libreria verrà sempre più potenziata in modo di dare sempre più possibilità ai nostri utenti. Anche qui vediamo un esempio di ambientazione, qui abbiamo nuovi oggetti, quelli dicevamo prima, per esempio questa ottomana, vedete come posso andare effettivamente a dettagliare e configurare ogni singolo aspetto dell'oggetto. Quindi, diciamo, con questa nuova libreria di oggetti posso avere delle rappresentazioni un po' più accattivanti. Qui vedete come potete configurare, ad esempio, l'oggetto tenda, composto da vari pannelli, da varie soluzioni. Di nuovo, tramite poi i preferiti potrò avere immediatamente con un semplice clic una soluzione piuttosto che l'altra. Anche qui vedete come. Scusatemi, anche qui vedete come effettivamente questo
divano può essere configurato a vostro piacere, a vostro piacimento, e quindi effettivamente riesco a avere qualsiasi tipo di rappresentazione. Lo vedremo più avanti, ma vedete già fin d'ora come ad esempio l'aspetto delle sezioni sia stato anche questo potenziato, quindi sezione prospetti, e qui entriamo nell'ambito della visualizzazione, come dicevo prima. Quali sono le novità in questo caso? Sono novità estremamente interessanti. Posso avere la visualizzazione e l'utilizzo delle tessiture di superficie sia nelle sezioni che nei prospetti. Quindi una rappresentazione a cui eravamo abituati in fase di rendering direttamente su viste vettoriali, quali le sezioni e i prospetti. Le caratteristiche principali quali sono? Ripeto, abbiamo tessiture 3D, le cosiddette ombre morbide, le vedremo più avanti in qualche esempio, che danno effettivamente un effetto di profondità estremamente efficace. Possiamo anche usare le tessiture di superficie con colori e ombre. E in questo caso quali sono i vantaggi? Sono evidenti, abbiamo una presentazione del design più coinvolgente e possiamo esprimere il nostro concetto di progettazione in modo artistico. Possiamo essere più efficaci in questo caso, ad esempio, nella comunicazione con il nostro cliente. Vediamo qui un esempio, partiamo da una sezione di questo edificio, così come era nelle versioni precedenti, e andiamo a migliorarla andando ad attivare delle caratteristiche. Quindi qui ad esempio andiamo ad attivare ad esempio le superfici, quindi le tessiture di superficie, per le parti non, come vedete, non sezionate, vedete, comincio a vedere le superfici. Come vedete, tra l'altro le prestazioni sono sicuramente ottimali. Posso attivare la visualizzazione delle ombre, non sono le ombre di prima, ma ci sono anche ombre, vedremo poi più avanti, particolari sono le cosiddette ombre morbide che danno un maggiore aspetto di profondità all'esempio. Posso anche, come vedete in questo caso, andare a sfumare, a sfocare le parti distanti del mio edificio. Anche qui vedete un piccolo esempio, vedete ad esempio le parti rotonde delle poltrone con questo effetto di ombra, che ripeto non è l'effetto di ombra di prima, ma è un nuovo effetto di ombra morbida, come danno effettivamente un aspetto maggiore di profondità all'elemento. Poi ho la possibilità di usare le tessiture di superficie nei retini. Attenzione, non confonderle con la funzione già presente in Archicad, che era quella dei retini di tipo immagine, cioè potevo utilizzare delle immagini per avere una campitura. No, no, qui stiamo parlando proprio delle tessiture di superficie, quindi ciò che vado ad utilizzare nel 3D può essere facilmente utilizzato anche direttamente nel 2D. Vediamo che qui un esempio, questa è una cosa comodissima, per esempio, per far vedere velocemente delle varianti al nostro cliente senza dover andare a intervenire nel modello andando ad esempio a modificare i materiali che sono stati assegnati e così via. Quindi qui vedete che vado ad attivare le superfici, i retini coprenti con le tessiture di superficie, vedete che vedo esattamente le stesse tessiture che vedo nel 3D. E quindi posso avere, per esempio, vedete, varie rappresentazioni per far vedere in modo estremamente veloce al cliente quale potrebbe essere la soluzione andando a utilizzare questo materiale. Quindi non vado a modificare il modello, ma velocemente posso avere questo tipo di rappresentazione. Così come avete visto forse prima, vedete adesso, possiamo avere questo sfondo, che può essere uno sfondo di tipo immagine, o come forse avete notato prima, in quel curtain wall di quella facciata di quell'edificio, è stata associata una tessitura cielo per dare di nuovo questo aspetto di profondità o aspetto specchio al nostro prospetto. Qui vediamo un esempio, un paragone tra le due soluzioni, quindi il tipo di rappresentazione che abbiamo prima, il tipo di rappresentazione che possiamo ottenere adesso. Come vedete, è molto, molto, molto più efficace e mi si aprono effettivamente delle prospettive di rappresentazione del modello che prima erano praticamente impensabili, diciamo. Ok. Diventano, ripeto, utili sia per l'aspetto della presentazione, ma anche per l'aspetto della progettazione, perché ad esempio vedete che l'immagine di quel quadro con il 24 non la vedevo, con il 25 la vedo, quindi immaginate anche tutto ciò che può riguardare, che ne so, delle scritte, degli scatolari, eccetera, eccetera, o ad esempio banalmente anche, perché no, a volte si può utilizzare un'immagine per rappresentare il prospetto di un, che ne so, di un frigorifero, di un forno, eccetera, eccetera, effettivamente posso avere questo tipo di rappresentazione. Passiamo alla parte estremamente importante, che è quella della documentazione, quindi la produzione del materiale relativo alla documentazione del nostro progetto. E qui abbiamo una implementazione molto importante, però qui guarda l'aspetto del computo, delle
stime quantitative del nostro progetto, perché vedremo come posso andare a intervenire sul componente proprietà di un materiale e posso dire al programma come deve essere computato quel materiale. In che senso? Qui vediamo un esempio, lo vedremo poi sviluppato in modo più preciso più avanti nel prossimo esempio, ma tanto per anticiparvi questo aspetto, sostanzialmente qui abbiamo una parete composita in cui è formata da una parte che è strutturale in cemento, dei pannelli isolanti, okay, e dei pannelli di rivestimento esterni che sono ad esempio in cartongesso. È ovvio che quando vado a fare il computo non viene fatto banalmente su volumi e superfici, ma dipende anche dal tipo di materiale, dal tipo di soluzione che vado a utilizzare. Quindi, mentre nel caso del cemento devo avere effettivamente il computo preciso del volume, perché il fatto che ci sia quel piccolo foro effettivamente coinvolge nell'uso o meno del cemento, non è relativa invece questa cosa nel caso di piccoli fori, ad esempio, per quel che riguarda per esempio i pannelli isolanti, i pannelli cartongesso, perché in ogni caso io dovrò acquistare l'intero pannello, quindi con un foro di questo tipo posso considerarlo tranquillamente, come diciamo in Italia, un vuoto per pieno. Quindi qui praticamente ho delle nuove opzioni di calcolo che possono definire delle regole condizionali a livello di progetto. Il vantaggio è anche qui avere una conformità agli standard locali e una maggiore precisione negli abachi, nelle liste, nei computi di materiali. Vediamo qui l'esempio che dicevamo prima, come vedete avete questa parete composta, che vediamo lì. In questo caso vado nelle regole di calcolo di preferenze progetto. Qui ho la possibilità, vedete, di poter andare a creare un componente area o un componente volume di tipo condizionale, in modo che venga calcolato a seconda delle caratteristiche. Do la superficie minore, poter essere configurato vuoto per pieno, e poi lo lego ad una classificazione. Quindi in questo caso vedete muro in cemento, se il foro è inferiore al mezzo metro quadrato viene considerato vuoto per pieno. Vedete effettivamente qui i risultati. Quindi come vedete nel caso della parte in cemento ho sempre tutti i valori, diciamo, sia lordi che netti, mentre nel caso delle due finiture, visto che quel foro non influisce, deve essere considerato vuoto per pieno, vedete che vengono considerati e calcolati, diciamo, con il metodo precedente. Collaborazione, anche qui l'aspetto della collaborazione è fondamentale. Dicevamo che il progetto parte effettivamente dalla collaborazione. Andiamo a vedere in questo caso quali sono state le nuove implementazioni per quel che riguarda Archicad 25. Un'implementazione fondamentale è stato l'inglobamento all'interno di Archicad del cosiddetto punto di rilevamento nativo, cioè sostanzialmente del punto base, il punto diciamo fiduciale che dobbiamo condividere con tutti gli altri partecipanti al progetto in modo che quando ci scambiamo i file, importiamo che so il file dell'ingegnere strutturale o il file dell'ingegnere che va a gestire l'impiantistica e viceversa quando io do il mio file, questi file siano sempre posizionati correttamente e non siano spostati da di loro, altrimenti il coordinamento tra le varie discipline sarebbe ovviamente molto difficile da raggiungere e non sarebbe efficace. In questo caso posso andare in cosiddette impostazioni di posizione e andare a definire la posizione del progetto e del cosiddetto punto di rilevamento. Questo non agisce solamente all'interno di Archicad, ma viene considerato anche in fase di importazione ed esportazione nei formati soliti IFC, BCF, DVG, DXF, di nuovo perché tutti possano ricevere il progetto e il progetto sia effettivamente nelle posizioni corrette. Quindi i vantaggi chiave quali sono? Anche qui è chiaro, è migliorata la collaborazione tra le parti interessate e una gestione molto più semplice delle coordinate del mondo reale, perché non è che questo fino ad ora non si potesse fare all'interno di Archicad, si poteva fare, ma la procedura era abbastanza, diciamo, complicata e noiosa, mentre in questo caso diventa, non dico automatica, ma semi-automatica, è molto semplice da utilizzare. Vediamo qui un esempio, abbiamo questi cinque edifici in questo sito collinare, vedete che sono stati, ho visualizzato le coordinate, diciamo, dei punti, degli angoli delle coordinate. Non appena vado a modificare il mio punto di rilievo, vengono modificate immediatamente, o meglio, aggiornate automaticamente le coordinate. Oltre a questo, cosa che farà molto piacere agli utenti, visto che è una richiesta che ci è arrivata svariate volte, è stato inserito all'interno della libreria un oggetto coordinate rilievo e quindi, come vedete, posso avere le liste delle coordinate,
direttamente su un amaco e in questo modo queste liste potranno anche essere esportate, stampate o quello che desidero, permettendo a posizionare l'oggetto solamente sui punti a cui sono interessato, di cui sono interessato a conoscere le coordinate. Ci sono stati dei perfezionamenti anche nel flusso di lavoro del modello analitico. Sapete che da ormai poco, ma come dire, implementazione base per Archicad è stato quello di poter includere all'interno del modello architettonico anche il modello analitico strutturale. Vorrei fare chiarezza ancora una volta su cosa significa questo, perché molti hanno un attimino frainteso questo passo fatto da Graphisoft. Questo non significa che l'architetto andrà a gestire la parte strutturale, cioè deve stare lì a disegnarsi la struttura o a calcolarsi la struttura. No, questo è competenza, continua a rimanere competenza ovviamente dell'ingegnere. Il problema fondamentale è che se il modello architettonico non ha le informazioni necessarie e sufficienti per descrivere il modello analitico, ogni volta che ci sarà un passaggio di informazioni, e sapete che il passaggio di informazioni o lo scambio di informazioni con ingegnere architetto è ripetuto svariate volte durante il progetto, perché ci sono sempre delle modifiche da fare e a quelle modifiche corrisponderanno delle modifiche della struttura. Se io ripeto, non ho la possibilità di gestire quelle informazioni vanno perse. Cosa significa? Significa che ogni volta l'ingegnere deve ridisegnarsi la struttura e lo stesso io ogni volta devo star lì a diventare pazzo. In questo caso, avendo la possibilità di poter descrivere un modello analitico strutturale all'interno di Archicad, significa che certamente quegli studi di una certa dimensione, che hanno una progettazione integrata, che quindi al loro interno anche non solo l'ingegnere, non solo l'architetto, ma anche l'ingegnere saranno semplificati ovviamente nella gestione di strutture, ma anche chi semplicemente deve semplicemente passare il proprio architettonico all'ingegnere, per poi ritirarlo indietro, potrà comunque dei vantaggi di non avere alcuna perdita di informazioni e di rendere il flusso di lavoro molto più veloce e molto più efficace. Vediamo quali sono state le implementazioni. Qui una prima implementazione sempre relativa al discorso dell'offset di aggiornamento, perché sapete che per un modello analitico strutturale gli elementi vengono considerati membri, possono essere membri 1D o 2D, quindi sono gli elementi spesso lineari, che tra di loro devono esattamente unirsi, perché una regola fondamentale del modello analitico strutturale è quello che la struttura deve essere continua, quindi tutto deve essere connesso, non devono esserci interruzioni di sorta. In questo caso vedete che le due travi sono rappresentate con questi due elementi, questi due assi, la colonna ha questo nodo che è il nodo, diciamo, centrale, e di nuovo l'aggiustamento di queste cose non è un aggiustamento, viene fatto manualmente, ma viene fatto di nuovo utilizzando le cosiddette regole di aggiustamento. Quindi io quando vado all'interno di Archicad posso creare una regola di aggiustamento, le troverete già di default all'interno del programma e potranno essere definite anche dall'ingegnere che collabora con voi. E vedete che appena chiudo il dialogo, automaticamente Archicad va a rendere la struttura continua, cioè automaticamente ha operato degli offset sui vari elementi in modo che la struttura risulti continua e quindi i vari elementi siano perfettamente legati tra di loro. Sempre in questa direzione c'è la gestione dei carichi. Anche qui non è una cosa che spetta l'architetto, sono pienamente d'accordo, ma di nuovo se non abbiamo la possibilità di gestire l'informazione del carico e il carico all'interno del nostro modello architettonico, questo significherà che ogni volta che abbiamo uno scambio di informazioni con il nostro ingegnere, queste informazioni vengono perse, perché appunto se non posso gestirle, non possono essere memorizzate da nessuna parte. E quindi da una parte o dall'altra c'è una perdita di informazioni e quindi un doppio lavoro da fare. In questo caso, da questa versione, Archicad ha la possibilità di gestire i carichi, quindi ha una rappresentazione dei carichi. Posso avere carichi puntuali, lineari, di superficie, posso anche gestire dei gruppi o modelli di combinazione di carico. E di nuovo, qual è il vantaggio principale? Il fatto di prevenire la perdita di informazioni durante lo scambio dei nostri documenti con questo flusso di andata e ritorno fra l'architettonico e lo strutturale. Quindi, di nuovo, non guardatelo sotto l'aspetto di dire io sono architetto e non gestisco la struttura, ma guardatelo sotto l'aspetto di avere una migliore comunicazione con tutte le parti interessate al progetto. Qui vediamo un semplice esempio, in questo caso vediamo Scia Engineer, un software che è distribuito anche in Italia. Vedete che l'edificio è sempre quello tipico di Archicad, qui vengono inseriti dei carichi e
modalità estremamente semplice, perché questo ovviamente è un programma di calcolo strutturale, quindi fatto apposta per gestire queste informazioni, ma per quanto possa essere veloce, ovviamente l'ingegnere deve andarle a gestire, deve andarle a inserire, modulare, eccetera, eccetera. In questo caso andiamo ad esportare in formato SAFA. Vedete che il modello arriva in Archicad e vedo gli stessi caricher che vedevo prima in Scylla. Quindi qui ci sono, potrei eventualmente anche aggiungerne, modificarne, posso fare quello che voglio, ma quello che è importante è il fatto di non aver perso l'informazione. E quindi ogni volta che c'è uno scambio di informazioni, come in questo caso vado a modificare per mie esigenze architettoniche la lunghezza di questa trave, ripasso questa trave a Scylla. Vedete che le informazioni sul carico non sono andate perse e quindi l'ingegnere potrà andare a fare le verifiche e le varie modifiche solamente su quelle tre travi, non dovrà ricostruirsi di nuovo tutto il modello analitico strutturale. Di nuovo lo risalva e di nuovo quando io andrò a riaprirlo con Archicad vedete che troverò tutte le informazioni ovviamente aggiornate, no, senza alcuna perdita di informazione. Quindi di nuovo non guardate questo sviluppo come qualcuno ha detto Graphisoft adesso non pensa più agli architetti ma pensa solo agli ingegneri. No, assolutamente. È semplicemente un metodo per poter evitare la perdita delle informazioni e quindi per poter comunicare e condividere il proprio progetto in modo più semplice e più efficace con tutte le parti interessate. Abbiamo concluso la serie di novità. Prima di rispondere alle domande, volevo passare a farvi vedere altre due caratteristiche. Una caratteristica interessante è legata alle cosiddette sovrastrutture grafiche. Sapete che in Archicad la possibilità di creare delle sovrascritture grafiche, cosa significa? I nostri utenti lo sanno bene, posso avere delle rappresentazioni cromatiche basate ad esempio sulle proprietà dell'elemento. Fino ad oggi questa è una cosa estremamente efficace, è una delle funzionalità più apprezzate dai nostri utenti, ma come dire, il fatto di dover rappresentare con dei colori non era così lineare, perché ovviamente dovevo andare a definire un colore di penna tra i colori che avevo a disposizione o creare appunto una superficie, un materiale di superficie di nuovo per rappresentare quella caratteristica di colore. Con Apica 25 è stata invece introdotta la possibilità di utilizzare il colore RGB, e quindi in questo caso, come vedete, è classica, diciamo picker del sistema operativo, quindi posso prendere qualsiasi tipo di colore e lo stesso per quel che riguarda la superficie posso andare a prendere e andare a definire anche in questo caso lo stesso identico colore senza dover creare di nuovo una penna dedicata e senza dover creare di nuovo un materiale dedicato. Quindi è un utilizzo molto veloce di questa caratteristica che sarà sicuramente estremamente apprezzato dai nostri utenti. Volevo fare un accenno molto veloce a un'altra caratteristica di Archicad 25, che è quella di coinvolgere sempre di più l'utente con il cosiddetto GraphisOFD. Ok, cosa significa? Voi avete a disposizione un GraphisOFD, potete crearvi un GraphisOFD e quell'ID vi identifica all'interno, diciamo, del mondo Graphisoft. E la cosa interessante è che veramente una volta che voi siete identificati, noi potremo fornirvi dei servizi più puntuali e più precisi. Quindi qui vediamo che già all'interno dell'App Center, mi raccomando, tenete sempre un occhio per quel che riguarda l'App Center, ho degli articoli dedicati, quindi vedete che posso avere questa autenticazione tramite GraphisOFD, che tra l'altro non è neanche del tutto obbligatoria, comunque la prima volta che installo Archicad, come vedete, mi compare questa finestra di dialogo in cui vado a inserire il mio indirizzo email, la mia password e a quel punto sono, diciamo, in un certo senso riconosciuto dal programma. Questo potrà darmi anche tutta una serie di, diciamo, di vantaggi relativi a quello che è l'aspetto, diciamo, della fornitura di servizi appunto da parte di Graphisoft. Vediamo se sono arrivate delle domande nel frattempo. Ne sono arrivate, sì, adesso andiamo a vederle velocemente. Allora, a parte ovviamente i soliti buongiorno, grazie, eccetera, eccetera, e non si sente nulla all'inizio, allora, spero siano stati risolti. Un attimo che andiamo a vedere se alla fine ci sono effettivamente delle domande.
Scusate un attimo, che andiamo a prendere effettivamente le domande. Allora, cortesemente mi fate sapere se l'installazione di H25 dà problemi con la versione 11.4 e BS1. Non c'è alcun problema da questo punto di vista, quindi diciamo una richiesta da parte di un utente. Non andate ovviamente ad installare il nuovissimo sistema operativo di Apple che è già a disposizione in versione beta, perché ovviamente non possiamo assicurarvi in quel senso la compatibilità di questo tipo. Questo nuovo sistema con le tessiture è stato implementato anche per le piante? No, per il momento è stato implementato solamente per sezioni, prospetti e prospetti interni. Il passo successivo, probabilmente, come dicevo prima, in uno di questi aggiornamenti, questi tre aggiornamenti che ci sono durante l'anno, sarà quello di dare questo tipo di possibilità di rappresentazione anche per le liste di piante, in modo da avere questo tipo di caratteristica di rappresentazione accattivante di comunicazione per questo progetto in tutte le viste di H, quindi non solamente in 3D come c'era adesso e in sezione in prospetto come lo abbiamo adesso con la 25, ma anche per quello che riguarda diciamo la parte della pianta. Continuiamo ancora a vedere se ci sono altre domande. Grazie molte. Ci sarà ovviamente una registrazione disponibile, ci sarà anche un webinar dedicato per gli utenti Archi Club, quindi non vi preoccupate, questa è stata solamente la prima dimostrazione, diciamo, di Archicad. Come si modella, domanda interessante, come si modella la parete di esempio? Vedo blocchi, montanti, ancora ten wall, ci sono varie modalità per avere quel tipo di rappresentazione, potrebbe essere fatto appunto con il curtain wall, potrebbe essere fatto ad esempio con un oggetto dedicato che c'è all'interno della libreria di Archiclub, quindi ci sono varie soluzioni, come sempre, all'interno di Archicad per arrivare allo stesso risultato. Vediamo se di nuovo registrazione, sicuramente. Un ingegnere potrebbe usare Archicad per progettare e dimensionare la struttura? Sì, in teoria è quello a cui ha pensato Graphisoft nel caso di cosiddetti studi multidisciplinari o diciamo per la progettazione integrata, quindi uno studio che effettivamente al suo interno sia l'architetto che l'ingegnere potrebbe tranquillamente progettare diciamo gran parte della struttura all'interno di Archicad. Poi i calcoli dovranno essere fatti ovviamente con un programma dedicato, ma la struttura potrà essere tranquillamente disegnata all'interno di Archicad. Nessuna novità per i cappotti, come vi dicevo, non c'è una novità, questa è un'iniziativa che vorremmo avere all'interno di Archiclub, quindi qui se sarà possibile cercherò di contattarvi perché vorremmo in qualche modo andare a implementare questa cosa, che ne so, con una libreria dedicata. È stato implementato il filtro di istruzione permettendo più di sole tre fasi? Al momento no, anche questa è una delle cose che sono comunque in previsione da parte di Graphisoft. Si parlerà in quel caso non più di filtro di ristrutturazione, che è solamente ovviamente quelle tre fasi, cioè costruito, demolito e esistente, ma ci sarà proprio una gestione delle fasi all'interno del progetto, probabilmente anche delle varianti. Nessuna novità, no, per i moduli collegati. Su quale sistema operativo si può installare H25? L'ultimo sistema operativo di Macintosh e l'ultimo sistema operativo di Windows. Una domanda relativa a Twinmotion. Sì, il collegamento con Twinmotion è stato previsto, ma ovviamente siamo in attesa della produzione dell'add-on da parte di Twinmotion. Stessa cosa per quanto riguarda gli add-on terreno. L'add-on terreno e gli altri add-on che vi vengono forniti gratuitamente facendo parte di Archiclub, siamo in attesa di ricevere gli aggiornamenti. Nel giro di qualche settimana gli aggiornamenti dovrebbero essere disponibili. Questo è un piccolo fastidio che avete quando arriva la versione, brevemente si aggiorna la versione e poi devono essere disponibili anche gli aggiornamenti di tutti gli altri prodotti. Vediamo ancora, nessuna novità per quanto riguarda i traduttori sì. Ci sono in previsione, ma non posso dirvelo perché purtroppo, come capite, ci sono dei segreti a volte che siamo obbligati a tenere. Ci sono delle grosse novità dal punto di vista del rendering che
che non posso ancora descrivervi, ma diciamo che fin dal prossimo aggiornamento di Archicad, quindi stiamo parlando di un aggiornamento che avverrà probabilmente alla volta di ottobre-novembre, ci saranno delle grossissime novità per quel che riguarda il rendering. Lasciatemi dire delle novità che oserei definire epocali per Archicad. Di nuovo richiesta per il plugin di Twinmotion, e il fatto che la mia interfaccia che sto facendo vedere in questo momento è parte in italiano e mezza inglese deriva dal fatto che ovviamente stavo utilizzando una presentazione che è stata tradotta a noi, ma poi di fondo c'erano dei filmati che erano quelli originali prodotti da Graphisoft. Il programma è ovviamente completamente localizzato in italiano. Quando ARC25 sarà compatibile nativamente con M1 di Apple, a presto, è una cosa su cui Graphisoft sta già lavorando. Da quello che sappiamo, dalle prove che sono state fatte, abbiamo già comunque delle ottime prestazioni con l'M1, pur non essendo in modalità nativa, ma Graphisoft sta comunque ovviamente lavorando per utilizzare in modalità nativa i nuovi processori di Apple. Alcune domande che vi prego di chiamare l'assistenza per risolvere, per questo ovviamente non è il momento più adatto. Le librerie dell'avvento possono essere utilizzate in ARC25? Certamente sì. È successo, se non mi sbaglio, solo una volta nella storia di Archicad che oggetti vecchi non fossero compatibili con le versioni successive. Se non mi ricordo male, è successo con l'introduzione di Archicad 3.0. Una cosa del genere, proprio perché erano state fatte delle modifiche all'interno della sintassi CTL. Normalmente un oggetto fatto con vecchie versioni è tranquillamente compatibile con le nuove versioni. Non si può dire ovviamente la stessa cosa all'inverso, perché ovviamente se vado ad utilizzare dei comandi GDL che sono relativi alla versione corrente, che non ci sono nelle versioni precedenti, non potrò ovviamente avere una compatibilità all'indietro. Di nuovo una domanda relativa all'M1, sì, è compatibile con l'M1, ma al momento non è in modalità nativa. Per installare la nuova versione devo prima disinstallare quella attuale? Assolutamente no, le versioni possono sempre convivere, le versioni di Archicad, non andrà assolutamente a sovrascrivere la versione precedente, ma vi creerà una nuova cartella. Una domanda un po' particolare da Sergio Renzi, scusa se faccio il tuo nome. Pensi sia possibile creare degli oggetti finestre ruotabili sia nel piano verticale ed orizzontale? La risposta è semplice: con il GDL si può fare tutto. Dovremmo avere ovviamente delle specifiche un po' più precise per capire esattamente cosa intendi, e come sempre poi c'è da verificare se questa è una richiesta comune a molti utenti e quindi se vale la pena avviare uno sviluppo di questo genere o se è relativa solamente ad uno, allora si potrà anche sviluppare, ma ovviamente i tempi saranno a seconda delle priorità che abbiamo con gli altri oggetti. Qualcuno chiede quando sarà disponibile uno strumento terreno per Archicad, anche questa è una cosa su cui Graphisoft sta studiando e ci saranno delle novità in un prossimo futuro. Di nuovo, domande relative all'M1, continuo a dire ovviamente che siamo già compatibili anche se non in modalità nativa, ma tra poco Graphisoft produrrà anche una versione per essere compatibili nativamente con l'M1. Ci sono novità per l'operatività relativa al 110 con Archicad? Esiste un ambiente, meglio una personalizzazione di Archicad, una template creata da un nostro rivenditore che ha usato un bravissimo architetto come consulente, quindi volendo potete utilizzare quell'ambiente distribuito da OpenView, se non ricordo male, comunque lo troverete sicuramente facendo una veloce ricerca in internet. Stiamo pensando di sviluppare qualcosa, come vi dicevo prima, proprio utilizzando di nuovo un template, quindi delle preconfigurazioni di Archicad e una libreria di oggetti dedicati. Ma prima vorremmo sentire anche gli utenti per cercare di capire effettivamente quali possono essere le esigenze, quindi non andare a sviluppare velocemente qualcosa che poi magari piace a qualcuno e non soddisfa qualcun altro.
La gestione delle nuove tessiture è ottimizzata, quindi non dovrebbe avere assolutamente alcun problema con la creazione del PDF. Non ho fatto l'aggiornamento da H24, posso passare direttamente alla 23 alla 25. Dal punto di vista tecnico non c'è alcun problema. Ripeto, le versioni sono tra di loro compatibili, nel senso che non vanno a sovrascriversi, quindi potete avere quante versioni volete all'interno dello stesso computer senza alcun problema. Qualcuno apprezza il fatto di separare il fuoco dall'infisso? Sì, attenzione, è una cosa molto 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 interessante, però dovete prestare attenzione a una cosa, il fatto che Archicad è sul mercato da più di 30 anni e abbiamo una folta schiera di utenti. L'introduzione di uno strumento nuovo per quel che riguarda le finestre e le porte, il nuovo intendo effettivamente con differenze sostanziali, perché come si diceva appunto il fatto di poter dividere il foro architettonico dall'infisso vero e proprio dà moltissimi vantaggi ed è una cosa che Graphisoft era, come dire, non dico pronta a fare ed implementare, ma quasi. Il problema a cui dovete pensare è che noi dobbiamo sempre tenere cura anche dei nostri clienti e quindi cosa succederebbe con tutti i progetti fatti con le vecchie porte, le vecchie finestre? Avere una conversione dei vecchi oggetti nel nuovo oggetto è un dispendio di risorse che non sto dicendo che Graphisoft non farà, ma richiede effettivamente un investimento notevole, anche perché la finestra potrebbe essere creata da chiunque, come sapete. Avere doppi strumenti, quindi avere una finestra vecchia, una finestra nuova, una porta vecchia, una porta nuova, vi rendete conto anche voi, è impensabile. Quindi in questo caso l'argomento non è tanto della funzionalità in sé per sé dello strumento, ma della compatibilità con i vecchi progetti. Le ditte producono oggetti per Revit, come posso importarli? Lo abbiamo detto precedentemente, all'interno di Archicad ho la possibilità di andare ad unire dei file o aprire dei file dalla versione 25. Come vedete, posso importare anche direttamente il formato RFA come oggetto GDL. RFA fondamentalmente è l'oggetto, diciamo, famiglia Revit. Questa funzionalità era disponibile in passato con un add-on esterno prodotto negli Stati Uniti e non localizzato. Dalla versione scorsa o da uno degli ultimi aggiornamenti che è stato direttamente integrato all'interno di Archicad e quindi posso andare tranquillamente ad importare questi file RFA. Quindi seleziono il file RFA, non solo, ma questo convertitore, diciamo, riconosce anche la tipologia di elemento, quindi se è una finestra, se è una porta o addirittura se è un'apparecchiatura MEP. Quindi, come dire, c'è una compatibilità abbastanza spinta da questo punto di vista. Vediamo se ci sono altre domande. Stiamo per esaurire il tempo, ma finché possiamo rispondere andiamo avanti. Utilizzare i comandi MEP nella sezione rialzati, suggerimento interessantissimo. Anche qui, per quel che riguarda il MEP, a presto ci saranno delle novità. Anche qui oserei dire epocali, che però non posso condividere al momento con voi. State sintonizzati, vedrete che avete delle novità molto molto interessanti per quel che riguarda l'ambiente MEP all'interno di Archicad. Il survey point, quindi penso stia facendo riferimento al punto di rilevamento, traduzione che abbiamo utilizzato in modo mero direttamente da Revit, proprio per non dare confusione agli utenti. Sì, influenza anche le quote altrimenti, ripeto, quello che va a definire effettivamente quello che potremmo chiamare il punto fiduciale, quindi diciamo in qualche modo un'origine assoluta del progetto. La selezione tra 2D e 3D come viene realizzata? Perché c'è un problema di audio durante il webinar. Ci sono dei comandi specifici, quindi c'è un comando seleziona impianta, c'è un comando seleziona in 3D e c'è un comando nascondi selezione. Quindi cosa succede? Se io posso avere un elemento selezionato impianta e do il comando seleziona impianta, quando passo al 3D quell'elemento sarà automaticamente selezionato. Quindi sostanzialmente non perdo più la mia selezione corrente quando passo da una vista all'altra. L'altra caratteristica molto interessante, come dicevo, è il fatto di poter nascondere le cose senza dover intervenire sui lucidi. Cioè, a volte ho una rappresentazione di un 3D magari
abbastanza complesso o qualcosa che va a nascondere l'elemento che voglio andare a modificare, in questo caso posso andare a selezionare l'elemento col menu contestuale, quindi tasto destro, scelgo il comando, nascondi selezione e la selezione sparirà, ma non sparirà perché sono intervenuto nei lucidi, ma sparirà proprio dalla rappresentazione 3D. Esiste poi un comando, ovviamente mostra tutto per ritornare alla visualizzazione precedente, quindi con tutto quanto. Il 25 sì, è molto più veloce rispetto al 24. Di nuovo, una domanda relativa a TwinMotion, portate pazienza ancora qualche settimana. Basta, mi sembra che siano finite. No, eccole qua ancora. Vediamo se ce ne sono altre. Molte sono, vedo, ripetuti. Ripeto che l'installazione delle varie versioni può essere fatta senza alcun problema, quindi potete avere più versioni senza alcun limite. Domanda molto interessante: ci saranno novità per la creazione di cartelle a dentro i lucidi? Anche qui non posso rispondervi, però cercate di immaginare che io vi abbia risposto. Nelle prossime versioni, quando dico prossime versioni, di nuovo sto parlando degli aggiornamenti che arriveranno a breve. Con questa nuova logica di A che continua a migliorare, ci saranno delle nuove implementazioni molto interessanti per quel che riguarda la gestione degli attributi, quindi non solamente i lucidi, ma anche, che ne so, le penne, i materiali, eccetera, eccetera. Perché effettivamente gestire lunghe liste di attributi diventa sempre più complesso. Non solo gestire progetti diversi in cui gli attributi magari sono anche formati in modo diverso, può dare a volte delle problematiche. È un'implementazione su cui Grafis sta lavorando e su cui avremo novità veramente in tempi brevissimi, direi già dalla prossima versione. E qui c'è qualcuno che suggerisco vada sul nostro sito di SLearn e vedersi magari qualche filmato, qualche tutorial sullo strumento Forma, perché con lo strumento Forma è possibile assegnare qualsiasi tipo di materiale alle facce diverse, basterà semplicemente che utilizzate lo strumento di selezione discreta, perché in Archicad esistono due selezioni, vedete qui c'è la selezione diciamo normale e quella per sottoelemento. Se utilizzo quella di sottoelemento, ovviamente posso andare a selezionare anche una sola singola faccia dello strumento Forma. E una volta che ho selezionato quella faccia, ovviamente posso assegnargli il materiale che desidero. Sono d'accordo con chi dice che gli arredi della libreria dovranno prima o poi avere una cesura col passato, e dovrà esserci una libreria nuova e una vecchia. È una cosa anche qui che Graphisoft ha già programmato, non solo si farà questo, ma anche la libreria verrà in qualche modo spezzettata in vari subcomponenti, perché sono più i vantaggi di avere una libreria suddivisa per, diciamo, tematiche, per gruppi, che avere una libreria completa. Anche perché in questo modo, di nuovo, per cui guarda gli aggiornamenti, potrei ricevere una notifica che sono stati aggiornati, che ne so, solamente alcuni elementi, ne so, solamente i tavoli, e quindi basta che io scarico solamente questi. O in ogni caso, in quel modo l'utente potrebbe effettivamente configurarsi la libreria andando a caricare solamente gli elementi a cui è interessato. È una cosa su cui Grafisoft sta meditando, e anche qui a breve avremo una soluzione di questo tipo. Qualcuno mi chiede se c'è qualche novità relativa alla comunicazione delle proprietà fisiche dei materiali verso software di calcolo termico. Siamo al momento in stretto contatto con due software house italiane per cercare di capire quali possono essere le problematiche. A presto vi daremo aggiornamento su questo fatto. Direi che non vedo grossi problemi, sembra che tutto possa effettivamente filare liscio una volta che si è capito qual è il flusso di lavoro e si insegna all'utente qual è il flusso di lavoro da seguire. Qualcuno mi chiede degli aggiornamenti di CIGRAF, non saprei assolutamente dirlo, come sapete Grafisoft non è CIGRAF, quindi in questo caso dovete chiedere direttamente a CIGRAF, non saprei dirvi. Qualcuno chiede se conviene aggiornare ad Archicad 25 o conviene aspettare, questo dipende sempre da voi. Io ho sempre suggerito di aggiornare il programma, cioè installarlo nella propria macchina e cominciare ad utilizzarlo.
non significa usare solamente quel programma. Sarebbe una cosa che sconsiglierei fortemente, cioè se voi avete un grosso progetto in corso che state concludendo con ArchiCAD 24, continuate pure con ArchiCAD 24. Però nel frattempo installatevi sicuramente ArchiCAD 25 e cominciate a lavorarci, a prenderci confidenza. Dopodiché, quando avrete la padronanza della nuova versione, potete tranquillamente passare da una versione all'altra. Ripeto, non ci sono problemi di compatibilità. Il fatto è che chi installa oggi ArchiCAD 25 non sarà ancora in grado immediatamente di sfruttarne tutte le caratteristiche, mentre dopo un anno probabilmente sa usare meno dito ArchiCAD 24. Quindi diciamo la problematica è semplicemente dal punto di vista dell'operatore. È stata integrata un'esportazione Real Data Smith di Unreal C, c'è un add-on disponibile scaricabile, lo trovate tra gli add-on dedicati ad ArchiCAD. Non posso anticipare nulla sulle novità del rendering, qualcuno mi sta cercando di convincere di parlare del rendering, vi ho solamente detto, credetemi che ci saranno effettivamente delle grossissime novità. Sì, Twinmotion è ancora compreso nel contratto CDA per la versione 25, quello che manca al momento è solamente l'add-on. La wishlist vi ho già detto che potete fare di riferimento direttamente a me, La cosa che vorrei organizzare sono, in tempi più o meno brevi, degli incontri con gruppi di utenti per capire effettivamente quali potrebbero essere le nuove implementazioni di cui avete bisogno. Di nuovo qualcuno chiede la DOM DOCFA, di nuovo è pertinenza di CIGAF, quindi dovete chiedere ovviamente a CIGAF, in questo caso non saprei dirvi. Un progetto salvato con il 25 non possa essere aperto con il 24? Difficile dare la risposta, sì e no, nel senso che qualsiasi versione di ArchiCAD può sempre salvare tranquillamente il progetto nel formato precedente. Quindi non è vero che io non posso tornare indietro, posso sempre salvare nel formato precedente. Ovviamente, se sono andato a utilizzare delle funzionalità peculiari della versione corrente, non posso sperare che la versione precedente possa essere compatibile, quindi quelle cose andranno perse. Ma io posso sempre tornare indietro di una versione direttamente, di più versioni facendo i vari passaggi, perché ovviamente questo progetto salvato da ArchiCAD 25 in formato 24 potrà essere aperto con il 24 e il 24 potrà salvarlo in formato 23, lo apro col 23, lo salvo in formato 22 e così via. Però ripeto, ovviamente andrò a perdere quelle caratteristiche che sono caratteristiche tipiche della versione. Quindi, un esempio banale, una sezione che utilizza le nuove tessiture, le nuove capacità di tessitura, io posso tranquillamente salvare in formato 24, ritroverò quella sezione in ArchiCAD 24, ma sarà rappresentata con il vecchio sistema. Non posso sperare di avere le stesse caratteristiche di ArchiCAD 25 all'interno di ArchiCAD 24. Se ci sono controindicazioni nell'aprire direttamente il proprio template utilizzato sulla 24 in AC25, qui è difficile dare una risposta perché appunto essendo il proprio template non so come è configurato quel template. Normalmente i template non hanno grosse problematiche, a meno che voi non siate andati a, e di solito si fa questo, a gestire anche nell'ambiente di lavoro la creazione di nuovi menu e nuovi comandi, in questo modo potreste ritrovarvi con un ArchiCAD 25 che ha i comandi di ArchiCAD 24. Però per quel che riguarda la gestione delle luci e tutto il resto, direi che non dovrebbero esserci grossi problemi. Vi suggerisco di fare prima ovviamente qualche prova. Se vi installate anche il nuovo BingCloud con la 25, è in arrivo un aggiornamento del BingCloud. Attenzione che BingCloud ed ArchiCAD sono due cose totalmente diverse. Le versioni non hanno nessun legame tra di loro, quindi tra poco uscirà un nuovo BingCloud, sono uscito addirittura in questi giorni, ma ripeto, la gestione della versione è alquanto diversa fra i due software. Ci saranno delle finestre non solo con la tapparella, ma anche la possibilità di avere lamelle esterne. Tutte queste domande, non mi stancherò mai di dirlo, dovreste farle inviando un'email chiedendo se si può fare uno sviluppo di questo tipo. Siamo disponibili a fare queste cose, ma finché voi non ci contattate, non so cosa dirvi. Questo utente, tra l'altro, siamo già stati in contatto, se non mi sbaglio, anche sul gruppo Facebook e ho già ribadito che c'è massima disponibilità da parte nostra di
di sviluppare degli oggetti per tutti, basta che siano ovviamente di interesse comune. Sì, un foro può essere fatto direttamente in sezione. Vediamo se non vedo altre novità e comunque abbiamo terminato a tempo. Quindi, ovviamente, casomai alle domande a cui non abbiamo risposto adesso, risponderemo tranquillamente via email. Vi ringrazio innanzitutto dell'attenzione, della pazienza. Scusate ancora per i problemi iniziali, soprattutto per la mia voce. Purtroppo non era al massimo oggi, ma purtroppo sono cose che capitano. Spero che comunque si sia capito alquanto di quello che ho detto. Vi auguro buon lavoro, buona giornata e arrivederci presto con Archia da 25.